Ciao a tutti, benvenuti nella cucina di Angela Ricette Casalinghe. San Valentino si avvicina e se come me non siete dei grandi pasticceri, ma volete comunque preparare un dolce semplice e delizioso da offrire al vostro amore, vi consiglio le mie sfogliatine cuor di mela, veramente molto gustose. Farete un bel gran figurone. Ve le consiglio. Andiamoli a preparare insieme. Prendiamo e tagliamo a cubetti le mele, le riponiamo in una casseruola insieme alla buccia di mezzo limone, due chiodi di garofano, cannella quanto basta, zucchero di canna, un bicchiere di vino bianco, incoperchiamo e facciamo cuocere per un quarto d'ora a 20 minuti e otterremo questo risultato. Prendiamo una formina di questa grandezza e creiamo dei cuori su un rotolo di pasta sfoglia che avremo steso. Dopo prendiamo una formina leggermente più piccola e la andiamo a posizionare al centro del cuore, ma non di tutti, alternati. Pressiamo e otterremo così un altro piccolo cuore che verrà tolto per ricavare una cornice. Sbattiamo un uovo che servirà per spennellare la base del nostro dolcetto, a cui verrà sovrapposta la cornice che abbiamo creato in precedenza. Quindi spennelleremo anche essa in questo modo. Si vengono a creare così dei cestini a forma di cuore che riempiremo con i dadini di mela che abbiamo preparato prima. Ecco, così, in questo modo. Le mele preparate in questo modo risulteranno veramente molto deliziose perché impregnate delle varie spezie che abbiamo usato. Poi le inforniamo a una temperatura di 170 gradi per circa 15-20 minuti. Eccole qui, le mie sfogliatine cuor di mela, profumatissime, semplici ma molto gustose, veramente molto buone. Se vi è piaciuta la ricetta lasciate un like e condividetela, oppure iscrivetevi al mio canale. Che dirvi di più? Buon San Valentino e ciao alla prossima ricetta!